Ieri pomeriggio nell'aula d'udienza numero 1 del Palazzo di Giustizia a Sulmona, durante un convegno è stata presentata una biblioteca per il diritto fra tradizione e modernità, curata dalla Fondazione Istituto per lo studio del diritto dell'esecuzione penale e del diritto penitenziario, ONLUS Sulmona. Dopo i saluti ai convenuti da parte dell'avvocato Gabriele Tedeschi, presidente dell'Ordine Forense di Sulmona, e del presidente del Tribunale di Sulmona, dottor Giorgio Di Benedetto, l'avvocato Lando Schub, presidente della Fondazione, ha introdotto i lavori del convegno, presenti molti avvocati, praticanti, magistrati e semplici cittadini. La relazione è stata tenuta dal professor Antonello Calore, professore ordinario di diritto romano dell'Università degli Studi di Brescia. Si tratta di una biblioteca esclusivamente giuridica, è una biblioteca che l'Istituto mette a disposizione appunto dei giovani, ma anche di coloro che ormai vogliono approfondire il diritto. Ci sono una serie di libri che riguardano anche l'antichità. Sono libri molto pregiati e anche libri nuovi, attuali, quindi si può avere sia l'uno che l'altro. Come dicevo, la biblioteca è l'identità di una collettività, di una comunità. E quindi è un fatto importante avere una biblioteca di diritto qui a Sulmona. Sono in totale circa 1.400 i libri che in parte sono stati acquistati dalla Fondazione ed in parte donati. Sono vari i settori del diritto interessati: la filosofia del diritto, la legislazione straniera, le enciclopedie, settori di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto pubblico, letteratura e storia. In particolare ci sono anche libri antichi, editoria che risale al 700-800, veri cimeli di inestimabile valore. La biblioteca sarà ospitata all'interno del Palazzo di Giustizia di Sulmona, in un'apposita stanza accanto alla Camera di Consiglio, dopo l'esecuzione di alcuni lavori da parte del Comune. Sarà accessibile a tutti, ma pare chiaro che sarà uno strumento validissimo per gli avvocati, i magistrati e in particolare per i giovani laureandi per la tesi di laurea e per tutti quei cittadini che vogliono approfondire qualche argomento del diritto. In tutti gli interventi è stato riconosciuto a Lando Schub, presidente della Fondazione, il merito di questa straordinaria realizzazione. Oltre a tutta la letteratura contemporanea, o per così dire moderna, noi abbiamo recuperato a Sulmona, nel circondario, nei luoghi più disparati e più diversi, testi importantissimi della vecchia letteratura dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Per cui abbiamo una biblioteca della quale un illustre cattedratico italiano ha detto che non tutte le università italiane posseggono. Il presidente del Tribunale Giorgio Di Benedetto ha donato alla nuova biblioteca una foto originale di Giuseppe Capograssi, ricevuta da una nipote del grande giurista. Si tratta di una foto originale, dicevamo, notissima, da cui sono state tratte moltissime copie. Al giorno d'oggi la biblioteca probabilmente ha cambiato un po' funzione. Diciamo che per l'accesso diretto alle informazioni oggi abbiamo i sistemi informatici, internet, che consentono un più immediato e diretto contatto con le informazioni. La biblioteca però costituisce un simbolo, perché i libri costituiscono un simbolo del sapere, quindi stare in una biblioteca vuol dire stare a contatto con questi simboli del sapere. Quindi la biblioteca innanzitutto è un luogo di incontro, deve essere un luogo di incontro, un luogo di frequentazione, un luogo di organizzazione di eventi culturali e un luogo in cui si ricordano determinati valori che sono fondamentali per poter lavorare nel modo migliore possibile, nel rispetto soprattutto dei valori umani che bisogna sempre portare nelle loro professioni. Voglio fare dono alla biblioteca questa che è la fotografia originale di Giuseppe Capograssi, dalla quale sono state tratte tutte le foto poi di Giuseppe Capograssi, che con la cornice originale mi fu donata da donna Lucrezia, la quale un po' si rammaricò perché avrebbero voluto farmi dono anche di quella che era la macchina da scrivere di Capograssi, che però avevano fatto dono a persone altrettanto degne, anch'essa di Sulmona. Anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Gabriele Tedeschi, ha espresso soddisfazione per tale realizzazione. Questa è una biblioteca che sarà aperta per tutti, sarà utile per tutti, soprattutto per i giovani.
anche se a dire il vero adesso si ricorre a strumenti diversi, però i libri servono sempre, le consultazioni vanno sempre fatte, le ricerche sui libri sono sempre utili, ma già negli ultimi mesi qualche studente universitario è venuto a consultare i testi presenti in biblioteca per predisporre la tesi di laurea, quindi insomma è un ulteriore strumento che si offre alla cittadinanza di Sulmone, della Valle Peligna e anche dell'Alto Sangro, che credo sia sicuramente utile per tutti. A chi dobbiamo dare un grazie? Ma soprattutto all'avvocato Sciupa, presidente della Fondazione per lo Studio del Diritto Penitenziario e dell'Esecuzione Penale, che ha assunto questa iniziativa, si è fatto carico di far sì che molti colleghi, molti avvocati acquistassero dei volumi, li donassero alla biblioteca. È lui che si è fatto carico anche di cercare dei donatori, perché molti libri sono stati donati da famiglie di Sulmone e del circondario, quindi il merito è sicuramente tutto suo. Anche il professor Fabrizio Politi, preside della Facoltà di Economia dell'Università di Sulmona, ha sottolineato l'importanza della nuova biblioteca per l'intera comunità. Questo ripone Sulmona proprio nella scia della sua storia, che è una storia ricca di cultura, di attenzione, in particolare alle materie del diritto, e questo si lega molto, credo, anche alla lotta che stiamo facendo di difendere il nostro tribunale, il nostro territorio, ed è un tassello importante. Dobbiamo dare atto e ringraziare l'Istituto per la Fondazione, l'Istituto per l'Esecuzione Penale di questo grande risultato.